Giulia Cavaglia triste per l'addio di Flavio. Nel corso dell'ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha spiegato alla cronista che Flavio non tornerà più in trasmissione. La notizia ha lasciato l'amaro in bocca a Giulia, che provava un sincero interesse nei confronti del corteggiatore. La reazione della tronista non è passata inosservata agli occhi di Giulio che, deluso dall'atteggiamento della Cavaglia, ha usato il proprio profilo Instagram per lanciare un messaggio chiaro e conciso alla tronista. Non essere per nessun motivo mai la seconda scelta, ha scritto Giulio su Instagram Stories. Il corteggiatore, che non ha mai nascosto di usare i social per lanciare messaggi alla donna che vuole conquistare, Giulio non nasconde il fastidio che prova nel vedere le attenzioni che la Cavaglia dedica ai suoi rivali. Giulia riuscirà a farsi perdonare dal corteggiatore. Aggiornamento di Stella Di Benedetto. Teresa e Andrea. Amore a gonfie vele. Un lieto fine inaspettato quello arrivato per Teresa Langella e Andrea dal corso a Uomini e Donne. Un percorso tormentato che ha però portato alla nascita di un bellissimo amore. Sono innamorato di Teresa e non mi succedeva da diversi anni di provare emozioni così. Ha ammesso Andrea alle pagine del magazine di Uomini e Donne nella prima intervista di coppia. L'ex corteggiatore ha però rapleontato che il primo ti amo non è arrivato come lui avrebbe voluto. Il giorno prima avevamo avuto una piccola incomprensione e la mattina seguente, quando ci siamo riappacificati, non sono riuscito a trattenermi e glielo ho confessato al telefono. Mi sono odiato per averlo fatto in quel modo, ma sentivo da giorni il bisogno di farlo e non ho potuto evitarlo. Tra di noi c'è qualcosa di viscerale. Punto. Teresa e Andrea, viaggio d'amore a Bali. Sono ormai un ricordo lontano alle le incomprensioni che Andrea dal corso ha avuto con la famiglia di Teresa Langella. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, racconta: Andrea piace a tutti, soprattutto a mio cognato. La mia famiglia si è ricreduta, perché vedono quello che sta facendo per me e vogliono la mia felicità. Anche mio padre lo approva. Teresa infatti racconta di una lettera scritta da Andrea al padre e da lui molto apprezzata. Intanto, Andrea e Teresa hanno deciso di allontanarsi anche da critiche e occhi indiscreti per godersi qualche giorno da soli in un vero e proprio paradiso terrestre. La coppia è atterrata da alcune ore a Bali, dove trascorrerà la prima vacanza d'amore. D'altronde proprio Andrea aveva dichiarato: ora abbiamo bisogno di viverci senza distrazioni intorno e di scappare da tutto e tutti. Vogliamo stare insieme 24 ore su 24 in un posto in cui le persone non sono interessate a curiosare nelle nostre vite. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.